Ok, ricominciamo da qui. The present continuous. Il present continuous è un tempo composto, non semplice, quindi composto da due pezzi di verbo, il soggetto, un verbo che regge e un verbo che lo aiuta, e cioè il verbo essere più il verbo in ing. Per esempio, io sto scrivendo, I am writing, egli sta ascoltando, he is listening. È il nostro gerundio italiano. Rappresenta l'azione che si svolge ora, adesso, in questo momento, now. Dove in italiano uso il verbo stare, io sto andando, tu stai andando, egli sta andando, eccetera, in inglese metto il verbo essere. I am going, you are going, he is going, we are going, you are going, they are going, per esempio. Quindi I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Più ando, endo dell'italiano che in inglese diventano ing, scritto ing. Beh, nel parlare di tutti i giorni però non avrò I am, you are, he is, she is, it is, ma avrò I'm writing, you're writing, he's writing, she's writing, we're writing, you're writing, they're writing, con la forma contratta del verbo essere. Io ho scelto tre verbi che già conosciamo, drive, surf and stop. E voi che verbi scegliereste? Buon allenamento!